Nel film c'è una scena in cui Giovanni si ritrova ad avere tra le mani lo zaino di quando aveva 18 anni e mi sembra che quell'oggetto diventi una sorta di macchina del tempo che riporta a galla i ricordi. Voi ve lo ricordate cosa c'era nello zaino dei vostri 18 anni? C'era il Walkman, Vero. si sentiva la musica, adesso è più facile però, sì, insomma guardiamo anche partendo dalla tecnologia, tutto quello che la tecnologia ci ha regalato anche in termini di semplicità, no? Perché è vero che il gesto anche di andare a farsi le musicassette facendo delle compilation e potersi girare, sentire Walkman e tutto, però adesso è molto, molto più facile, solo che questa semplicità forse ci fa illudere di sapere molto di più di quello che in effetti sappiamo, e questo è un po' un inganno del nostro tempo. Poi nella gente che c'era il diario, Diario. sicuramente, dove un diciottenne e io diciottenne riversavo anche non tutti i pensieri che c'avevo dentro, ma qualcosa sì, o degli obiettivi o dei progetti, delle cose da fare. Poi c'erano Sì, che poi in realtà se anche ci pensiamo adesso è un po' il telefono, il nostro diario o i social, però non proprio sì. perché comunque i social sono quello che, il meglio, no? Che tu speri di poter tirare fuori da te stesso, comunque la rappresentazione migliore di te, no? Invece il diario era proprio tutto, anche perché rimaneva il più delle volte segreto e quindi era veramente quello che sentivi, che provavi, quello che ti piaceva, la squadra di calcio, insomma era qualcosa di veramente molto intimo. C'erano i libri, ma quelli li possiamo tenere anche negli zaini di adesso, i Sì. biglietti dei concerti che Sì. possiamo comprare più facilmente adesso, ma anche lì conservare. Ma tante cose non sono cambiate, semplicemente è cambiata un po' la fruizione ed è cambiato il fatto che sono passati anni da quando avevamo 18 anni, che quindi per questo resterà sempre un'età verso la quale si prova comunque un po' di nostalgia, ma perché eravamo più giovani, non perché quel tempo fosse necessariamente migliore di adesso. Proprio parlando di nostalgia, nel film Giovanni è una sorta di ago della bilancia, no? Con il quale possiamo fare un paragone tra il nostro ieri e il nostro oggi. E si rischia di scadere e di cadere nella nostalgia, però può essere anche un'arma a doppio taglio a volte. Ma a me non piace come sentimento perché ti porta un po' ad ancorarti a qualcosa che non c'è più, quindi non ha molto significato. Sicuramente guardare al passato è fondamentale per capire il presente, per capire da dove si viene. Per capire anche i grandi errori che sono stati fatti nella storia, quindi bisogna avere questo sguardo, ma deve essere uno sguardo lucido, come credo ci sia nel film. Non parlerei di uno sguardo nostalgico. Sicuramente quella piazza così piena di bandiere, di persone che, pur essendo a un funerale molto importante come quello di Berlinguer, erano comunque gioiosi nel fatto proprio, anche soltanto nel fatto di stare insieme in quella roba lì, ecco, questa cosa qua non c'è più. Ci sono sempre meno piazze, o comunque sono sempre più aggressive, o dove la piazza è il pretesto per sfogare qualcosa, una rabbia individuale, no? Più che esprimere un qualcosa di collettivo. Sì, un po' quel senso di collettività, però appunto anche secondo me il messaggio del film non è come si stava meglio quando si stava peggio, ma quelli erano gli anni nei quali insomma sono successe queste cose qua, ma ricordiamoceli, ma guardiamo comunque al presente e al futuro con un sorriso perché il contrario non porta nessun giovamento. Quindi mettiamoci, accettiamo quello che è successo sia a livello diciamo collettivo, ma anche a livello personale. Nel caso di Giovanni, accettiamo il fatto che 31 anni siano passati così nel sonno, ma ripartiamo da questo presente per vedere cosa ci può regalare, accettando il fatto che strada facendo abbiamo comunque perso delle persone, degli affetti, delle persone a cui eravamo legati, ma insomma, al posto di quelle ce ne possono essere di nuove, come Suor Giulia o come Leo, il ragazzo che poi appunto conosco in clinica e tante altre persone, insomma. Nel film c'è una sequenza in cui Giovanni si ritrova sotto gli occhi alcuni degli eventi degli ultimi 30 anni, da appunto la caduta del muro di Berlino alla strage dei migranti in mare. Ma da qui a 30 anni, cosa sperate che di buono ci potremmo lasciare alle spalle? Ma io pensavo da piccolo, facevo i disegni con le ciminiere che inquinavano e dicevo magari un giorno non ci sarà più inquinamento, oppure uno pensa che l'uomo andando avanti possa imparare dai propri errori e dire non ci saranno più guerre, no? Ed è una cosa che uno dovrebbe imparare appunto nel tempo, poi invece scopri che non è così, purtroppo, anzi in certi casi sembra assistere a delle involuzioni, il motivo è sempre, vabbè, il potere, il denaro, insomma sono sempre le famose tre S, no? E
E poi non lo so, io la speranza, l'unica speranza su cui riverserei e sulla quale investirei è quella delle nuove generazioni che abbiano la voglia e la forza di rivoltare le cose come stanno andando in questo momento e che, anzi, mi aspettavo che in certi casi avessero ancora più successo. Cito Greta Thunberg, il movimento appunto ecologista, verso il quale poi stranamente vedo insomma invece un contromovimento di quelli che mettono in dubbio l'oggettività scientifica di certi fenomeni o il fatto che magari dietro una figura ci possono essere chissà quali poteri forti. Per me, al di là di tutto, insomma, bisognerebbe guardare quello che è la direzione in cui stiamo andando, che sicuramente insomma, non ci porterà molto lontano se continuiamo così. Grazie mille per il vostro Grazie tempo. a te. Grazie infinite.